Gazzetta dello Sport, Eriksen frecciata Conte, tutto sport, Eriksen attacca Conte, Corriere dello Sport, Eriksen contro Conte. Ma che cazzo ha combinato Eriksen? Baldi giovani, questa è la mia domanda, ne parliamo insieme. Prima però scarichiamo OneFootball, così rimaniamo aggiornati sulle varie news e sui vari sfoghi di Christian Eriksen a questo punto, eh? link in descrizione, l'ho già detto, non lo so, mi ripeto casomai. Eh, L'app è gratuita. Così rimaniamo aggiornati, questo l'avevo detto. Appunto, OneFootball. Se ci passate, trovate anche il video integrale poi dell'intervento. No integrale, però la parte la parte centrale la parte interessata in cui appunto Eriksen si pronuncia contro Conte allora allora torniamo seri già si era avvertito qualche mal di pancia mal di pancia ciao pancia non mi siederò in panchino tutto l'autunno almeno non è mia intenzione spero che lo sia anche in quella in quella del club o dell'allenatore queste erano state le parole di Eriksen qualche giorno fa, sempre dalla, da quando era in ritiro con, con la nazionale. Ieri, diciamo, dopo l'ennesima prova positiva, ecco, questo bisogna rimarcarlo perché poi Eriksen non è un giocatore banale, non è un giocatore scarso. Meno male che eh, appunto in, in altri circuiti, in altri... In altri impianti di gioco, dimostra tutta la sua bravura perché c'è qualcuno che ancora oggi dice: No, ma questo è stato e sempre sarà un bidone clamoroso. Magari, magari ad oggi non ha reso questo è sotto gli occhi di tutti, però vi assicuro, o, meglio, o per meglio dire, lo fa anche la sua carriera, che qui stiamo parlando di un giocatore comunque che. Eh, qualora non funzionasse e continuasse a non funzionare all'Inter, sarebbe un rimpianto, un rimpianto, ma sarebbe anche uno, eh, un errore da parte, parte dell'Inter stesso che dimostrerebbe che qualcosa non ha, non ha funzionato. Eh, però lasciamo stare tutti questi discorsi e andiamo, andiamo al sodo. Uh, cosa ha detto ieri. Sono felice di tornare ogni volta in nazionale, ovviamente, perché qui mi fanno giocare e sono contento. Naturalmente, come tutti sanno, tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in nazionale, non mi importa in quale club io giochi. In realtà ha detto prima questa seconda frase e poi la prima, ma questa l'ho presa da Corriere dello Sport gli è piaciuto un po' girarla alla frettata. Ecco per il motivo per il quale, oltre alle interviste testuali, cioè eh, parafrasate, eh, e quindi l'estratto, vi consiglio sempre di andarvi a prendere il video, così valutate anche il tono, la cadenza, il sorriso soave con cui ha pronunciato queste parole e fa un effetto totalmente. Totalmente diverso, questo è poco ma sicuro. Ma resta il fatto che Eriksson adesso sia adesso è già la seconda volta, vuole lanciare, o meglio, non vuole, lancia dei messaggi anche e soprattutto in vista del derby che si giocherà. Fra due giorni, allora questo cosa significa? In realtà significa la cosa più semplice del mondo: significa che lui vuole giocare, <ride> non è che poi c'è tanto da andare lontano e, e buttarsi chissà in quali praterie. No, la verità è questa: stiamo parlando di giocatori che fino a un anno fa si giocava una finale di Champions League e quest'anno viene sostanzialmente parcheggiato ma anche. Eh, il fatto che risulti a, 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 ai tifosi stessi del calcio che risulti un pochettino come, come si dice in questi casi? Come cazzo si dice la parolina che non esce mai nel momento del bisogno? Eh, oggetto misterioso, ecco perché non solo non solo non gioca, ma è anche considerato oggetto misterioso dalla gran parte dei, dei tifosi che giustamente magari non lo seguiva prima e non, non conosce le, le sue vere qualità. È ovvio che se sei un giocatore fortissimo poi alla lunga devi comunque per forza di cose emergere sono, sono d'accordo quando si dice questo perché poi fuori classe sono quelli che poi in qualche modo o, o impianto di gioco o meno sono quelli che comunque fanno, fanno la differenza questo, questo sicuramente è vero però non voglio stare qui a scusare a scusare eh, o, o a trovare alibi per eriksen ma deve deve avere delle, delle possibilità io credo che lui li meriti ma li, li, li merita anche l'investimento che l'inter ha fatto che sicuramente è stato scon uno sconto bello e buono ma sono stati sempre 20 milioni che tu hai, hai preso appunto dalle tue saccocce parlo di Sonim io, io non so dove li prendo 20 milioni e, e, e li hai messi lì sul piatto per portarti a casa comunque questo, questo giocatore qua che poi Conte non l'abbia mai voluto Se ne sono dette tante e In realtà la verità La verità la, sono, la sanno solo loro Anche se qualche idea un pochettino Non si affessa a chiotti Ce la siamo fatta anche noi Se proprio vogliamo dirla tutta Ma al di là di questo Andiamo al soldo Giocherà il derby? <ride> io, io credo che dopo queste parole, se ci fosse stata una minima possibilità, se, le sia, se la sia giocata, se la sia giocata. Quindi non credo minimamente che Conte lo, lo impiegherà. Non sto dicendo che fa bene o meno eh, con qualora scegliesse questa strada. Eh, farebbe bene o meno, eh, però. <ride> Conoscendo un po' il carattere, la tempra, la caratura di Mister Antonio, Mister Andonio, eh, per una volta che devo dire la D, di, dico la T, eh, io credo che giocheremo con Barella, con Brozovic e con Vidal vertice, vertice alto. Questa è la, mia, è la mia sensazione ad oggi. Eh, chiaro che noi ci aspettiamo che Ericsson diventi, diventi importante per questa squadra. Che, che, che almeno io, almeno io ma, ma non credo di essere, essere l'unico. Poi questo lo deciderà il tempo. Sicuramente, sicuramente un pochettino le cose sono, sono già un po' cambiate perché uh, un Ericsson uh, che... Uh, Abituato un pochettino al silenzio, già sta, sta un pochettino. Eh, al, non dico alzando la voce, ma si sta facendo in qualche modo, in qualche modo sentire, seppur con delle frivole banali, ma anche non, non clamorose, assolutamente no, de, frecciatine dichiarazioni, chiamiamole chiamiamole così, perché ripeto andatevi a, a, ad ascoltare l'intervista a valutare il tono la cadenza, il sorrisino che lui mostra quando dice determinate cose, vi fa capire che non c'è dell'astio, però vi fa capire anche che non vuol stare in pacchina, come è giusto che sia chi vuole stare in pacchina, ecco il, il, come tanti grandi allenatori hanno detto il problema è quando un, un giocatore non vuole mettersi, eh, non vuole non, non, non ha cioè si è rassegnato ad un destino, invece, lui vuole, vuole giocare, come giusto che sia, e deve essere così. Vediamo, vediamo un po' che succede. Vediamo un po' che succede. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, like, ma Perché no. Iscrivetevi al canale così ci ritroviamo in un nuovo video. Un grande abbraccio calorosissimo!